ci sono diversi tipi di rumori, ci sono quelli tra virgolette finti e ci sono quelli verissimi, i piatti che sbattono tra di loro, i passi naturalmente sul pavimento, l'appoggiare gli oggetti in scena, e raccontano lo spazio, raccontano una dimensione concreta, reale. E poi ci sono dei rumori finti che sono, che ne so, per esempio quello del calapranzi, quello del vento, quello dello sciacquone che misteriosamente si tira da solo, che fanno andare in una dimensione di gioco teatrale, di finzione teatrale, che però i personaggi vivono con un grande terrore, un grande spavento, con un grande paura verso il mistero rappresentato da tutto ciò che gli intorno. Questo naturalmente stiamo limitando a parlare molto del Calapranzi. Quando si è di fronte a un grande autore o è anche un classico, bisogna non avere paura, cioè rispetto, grande cura, ma se uno è un grande autore, se è un classico, è perché parla a noi, quindi non bisogna avere troppo, cioè la soggezione giusta, quella che ti fa rispettare il testo. No, il frammento non è un frammento, è continuamente, perché è veramente uno spettacolo dove sei dall'inizio alla fine continuamente all'interno. Sicuramente il Calapranzi è quello che, diciamo, ci ha dato più gatte da pelare, però in realtà è tutto, è dall'inizio alla fine, perché ogni sera lo devi ripercorrere tutto, lo devi rilavorare tutto, non puoi dare nulla per scontato, per cui devi essere continuamente presente, continuamente come se lo rifacessi, ma non per modo di dire, veramente in questo lavoro lo sento particolarmente, insomma, nei cambi, nei passaggi, anche in quelle cose che possono sembrare, come dire, non di recitazione, ma che sono in realtà presenti continuamente. Sono un'abbonata alla Corte e questa sera lo spettacolo si tiene a questo teatro, quindi sono qui per questo. Per quanto mi riguarda, la rivisitazione è la parte che mi attira di più. Siamo di Genova e siamo appassionati di teatro perché personalmente mi piace molto, poi ci piace anche andare insieme a teatro e abbiamo già visto degli altri spettacoli. A me piace perché mi è sempre piaciuto come gli attori riescono a interpretare il pathos di un'azione, ho anche fatto teatro in passato e mi è sempre piaciuto continuare vedendo gli spettacoli.